E parte in questo momento il match tra Juventus e Fiorentina, gara valida per la terza giornata del Maggioni Righi del Girone C. Juventus e Fiorentina sono ambedue a 5 punti, quindi la vincente passerà il turno. Siamo qui con Andrea Battista e Marco Spadavecchia. Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti. Si prepara alla battuta, è l'unico davanti al pallone Gian Donato. Parte il tiro di Gian Donato, fuori di pochissimo. Sa centra Angelica, salta un uomo, due, prova il tiro. Boniperti cerca il lancio sulla destra, arriva il cross, attenzione, Visciglia, prova il tiro, Visciglia. Intanto Belcastro allarga sulla destra per il cross, attenzione. Forse qui c'era una spinta in area di rigore, punizione verso il centro. Parte Carraro, Fei cerca di arrivare di testa, ma è la Fiorentina ancora, Iemmello per poco non riesce a metterla dentro. Bisogna stare attenti a Castagno, parte il cross ed è proprio Castagno vicinissimo, e poi da dietro spunta Ferrero, tutti i saltatori in area. Abbiamo Castagno e abbiamo Ferrero, i due più pericolosi della formazione della Juve. Mette in mezzo Gian Donato e per poco non ci arriva. Invece Romano, Carraro allarga verso il compagno di squadra Nencioli, prova il cross Nencioli, sponda, attenzione, Fei prova di testa, servito ottimamente da Iemmello. Carraro serve Iemmello, prova il tiro Iemmello, forse avrebbe potuto tenere il pallone. Crivello attaccato da Tafi, riesce a saltare Tafi, Crivello mette in mezzo, non ci arriva per poco Castagno. E ancora la Juventus, forse che può cercare di arrivare al tiro, allontana Tafi, Calamai si accentra, scarica per Angelica, prova il destro Angelica, gol! E va in rete Angelica con un gran destro! Intanto Fei, prova di destra, gol! E gol di Fei! Gol di Fei! Corner corto, Criviti, Crivello prova il tiro, per poco non nasce un assist per Schena. E intanto finisce la partita. Clamoroso, la Fiorentina batte la Juventus e si aggiudica il girone passando in semifinale.